merda, ragazzi, eccolo lì. Oh merda, ragazzi, l'ho visto. No. Gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, oggi siamo qui su un titolo horror, il primo che vi porto sul mio canale. Questo gioco, ragazzi, si chiama The Joy of Creation Reborn. È un nuovissimo titolo indie, l'ho scoperto così per caso condividendo un video sulla mia pagina Facebook. E ragazzi, se vedete sotto c'è scritto Free Rom Alpha, quindi ragazzi, questa è ancora una versione alpha di questo gioco. Il bel tipo che vedete di fronte è colui che presumo ci darà la caccia. Io, ragazzi, sto parlando insieme a voi per la prima volta, solamente visto un video sulla pagina Facebook di un altro gamer che l'ha già provato, ma io personalmente l'ho scaricato da 5 minuti e ho deciso subito di mettermi a registrare per portarlo sul canale. E ragazzi, io non vi nascondo che ho già abbastanza paura, perché a me i giochi di tensione non mi piacciono. Ragazzi, non so neanche qual è l'obiettivo, presumo sia scappare da quel coso lì, da quella specie di Winnie the Pooh pauroso, non so che cazzo sia. Che ragazzi, io metto medio, non vi nascondo che ho paura. Allora ragazzi, play. Considerate che è un alfa, quindi la grafica e tutto, ragazzi, il gioco infatti è anche abbastanza... non è molto fluido. Sotto in descrizione vi lascio magari anche il link se volete scaricarlo pure voi. Ragazzi, io provo i tasti classici in tutti i giochi. Ok, procedo in avanti, in avanti. Col mouse faccio qualcosa? Sì. Ok ragazzi, allora col mouse girate. Poi io, siccome gioco ogni tanto, W, sì, va in avanti. Ah ok ragazzi, allora i tasti sono quelli classici, cioè W in avanti, A a sinistra, D a destra e X, no, e S indietro. Ragazzi, c'è la torcia ma non si accende. Ah ecco ragazzi, ok ragazzi, trovato. Allora, per accendere e spegnere la torcia con la F. Anzi, si è aperta la porta, io... è tutto buio, quindi... dobbiamo accendere la torcia, mi sa. Ragazzi, mi nascondo che messi i giochi di tensione tengono abbastanza sulle spine. Andiamo. Che è successo? Cazzo, ragazzi, si è chiusa la porta, quindi non so più scappare. Ok, andiamo da qui. Vediamo un po'. Allora ragazzi, qui c'è una... ci sono dei vari corridoi. Oh merda ragazzi, eccolo lì. Oh merda ragazzi, l'ho visto. No. Ma no, io non entro. Io mi sto qui. Cioè, sì col cazzo. Io non ci vado, io non ci vado là dentro. Io sento già i passi, ragazzi, sinceramente io non ci vado. Cioè, se non ci scappassero nel buco, ma io rimango qui. Vabbè, dai, dobbiamo entrare per forza, raga. Allora, F. Ragazzi, provo a cambiare strada, sperando di non trovarcelo davanti. Oh, merda! No, ragazzi! No! Seconda volta, ragazzi, è un bastardo. Ragazzi, se volete fare un test del vostro cuore senza farvi fare il certificato medico di sana e robusta costituzione, giocate a questo titolo. Vi lascio in descrizione veramente, ragazzi, il titolo, ma io vi dico la verità, ragazzi, io ho paura perché non riesco a fare un cazzo. Cioè, dovunque vado me lo ritrovo davanti sto stronzo, perché questo non corre. Cioè, cazzo, non corre, cammina e basta. Vediamo se... no ragazzi, spingo la V, non corre. Dove cazzo sto? Se qua spengo la torcia. Oh ragazzi, eccolo. Vedete la luce? Devo tornare indietro. Via. Ok ragazzi, forse ce ne siamo schivati. Ragazzi, eccolo, è appena passato, eccolo qui. Merda ragazzi, lì
indietro. Oh merda, ragazzi, è qui. Ragazzi, non so cosa sia successo perché non vedo più nulla. Mi sento ancora, ragazzi, siamo nella neve, io non so dove stiamo e non so cosa sia successo, ma... Ok, ragazzi, allora... Sì, si è buggato il gioco, ragazzi. Sentite, corre e non c'è più nulla. Quindi dobbiamo riniziare. Ragazzi, mi sa che ci sta venendo a prendere. Dobbiamo scapparcene, ragazzi. Oddio, lo sento di... Allora, ragazzi, aiuto. No, ragazzi. No, ragazzi, eccolo lì. No. Dai, scappa. No, merda. Oddio. Ragazzi, non so che cosa fare perché... Ragazzi, sto gioco mette un'attenzione addosso che non potete immaginare. Cioè, non ho capito qual è l'obiettivo oltre a scappare da lui. Perché qua, vedete, ci sono dei corridoi illuminati. Non vorrei che dovremmo andare da queste zone. E non so neanche se lui corre, ragazzi, che sono, cioè, non l'ho capito. Io però prima ho visto che a un certo punto sembrava correre. No, ragazzi, ci è venuto a prendere. Muoviti, vattene. No. Ragazzi, mi sta mettendo a dura prova le coronarie. Se ho un infarto in diretta, sapete il motivo. Un po'. Eccolo qua, ragazzi. Porca puttana, che... Madonna mia, ragazzi. Piano, fate sentire. Lui è sensibile alla luce. Quindi, ragazzi, se noi rimaniamo con la torcia spenta, non ci vede. Ragazzi, piano. Ciao bello. Eccolo qua, ragazzi, guardate. Allora, lui va da là. Senza andando dritto. Lui da qua, ragazzi. Ha detto bastardo. Ragazzi, non me l'aspettavo proprio. Ok, ragazzi, riproviamoci per la 850.000 volta più o meno. Non so da quanto sto riprovando, ragazzi. Via, che faccio? Non ce l'ha fatta a vedermi. No, infatti. Ragazzi, non mi ha preso, non so per quanto. Mi aveva quasi preso, ma poi ci ha perso perché, ragazzi, dal buio non vede. E quindi fuck the monster, fuck the system. Oddio, sapo, ci sarà un'uscita, un qualcosa da trovare, ragazzi. Sicuramente c'è un'uscita da trovare. Comunque qualcosa da fare, perché non ci credo che è solo da scappare da questo mostro. No. Vattene. No, ci ha visti, ragazzi, ci ha visti. Siamo morti. Vediamo. Qua se no. No, ragazzi, ci sta entrando. Mamma mia. Oddio. Ragazzi, io con questo stoppo. Dopo questo ultimo spavento, stoppo. Ragazzi, io non so esattamente se in un alfa non c'è una soluzione oppure se c'è una soluzione e non sono stato bravo io a trovarla. Ragazzi, se voi avete giocato a questo titolo e sapete qual è la soluzione, cioè cosa bisogna fare per concludere il livello, scrivetemelo sotto nei commenti, così nel prossimo video, se volete, ve ne porto un altro sempre di questo gioco qui. E cercherò di completarlo, perché io, ragazzi, soluzioni non ne ho trovate. Quindi se voi ne sapete più di me, scrivetemelo sotto nei commenti. Ok, ragazzi, come sempre vi invito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un like. Per gli spaventi che mi sono preso, infatti sto ancora spaventato da quest'ultimo spavento. Ragazzi, sotto commento in descrizione vi lascio il link per poterlo scaricare anche voi. Fatemi sapere quali sono state anche le vostre impressioni,
se vi ha fatto paura o meno questo titolo. Quindi ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, suggerite amici, condividete il video. Ragazzi, come sempre sotto in descrizione trovate tutti i miei social, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e Snapchat. Ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero, spaventato, 83 è tutto. Ciao gamers!